Il Festival Internazionale del Libro non poteva che nascere a Taormina, costruita 2400 anni fa sul Monte Tauro dagli esuli della prima colonia greca di Sicilia, la distrutta Naxos nella baia sottostante, ed è stata costruita rivolta verso la loro terra d'origine per non recidere mai il legame con la loro storia più recente. E le belle lettere alle quali appunto abbiamo dedicato il tema del festival hanno continuato nei secoli successivi a essere amate dai tanti scrittori, viaggiatori, intellettuali e artisti che hanno scelto Taormina quale dimora appunto stabile o quale meta comunque dei loro viaggi di formazione. È iniziata l'avventura quindi nel 2011 nel tentativo di riportare questi fasti letterari nella modernità. Del Festival Internazionale del Libro, come tutti gli anni, si è aperta al Teatro Greco, al Teatro Antico. Quest'anno abbiamo premiato tre mostri sacri, tra cui lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, Pietro Grasso, quindi la seconda carica dello Stato, e il premio Oscar Nicola Piovani, che ha presentato il suo libro, ma ci ha anche regalato una performance al pianoforte inaspettata. Il Festival Tao Book si caratterizza anche per una forte volontà di intrattenere a partire dal libro, in un susseguirsi di eventi, mostre, installazioni d'arte, in quelli che sono i percorsi cittadini, perché il nostro obiettivo è che in quella settimana l'intera città diventi un grande villaggio delle belle lettere. E credo questa sia la formula che lo distingue un po' da tutti gli altri festival. Per la prima volta abbiamo utilizzato la Piazza 9 Aprile come teatro delle presentazioni, oltre al Teatro Antico, ed è stato un esperimento molto riuscito perché abbiamo restituito alla piazza la sua funzione originaria di agorà. Il risultato è che la persona che arriva a Taormina, anche se non conosce il festival, non può fare a meno di notare che si trova all'interno di un villaggio letterario. Quindi scrittura, spettacolo, arte, pittura. Questi sono gli ingredienti di Tao Book. La quarta edizione ha visto anche la nascita del progetto Taormina Cult, un itinerario composto da 21 tappe e che descrive 21 luoghi in cui le grandi muse della storia si sono fermate a Taormina. Scrittori o artisti che comunque nei secoli passati hanno scelto Taormina come meta dei loro viaggi di formazione. Quindi abbiamo individuato 21 luoghi in cui personalità come Truman Capote, Tennessee Williams o D.H. Lawrence hanno soggiornato a Taormina, quindi anche delle dimore letterarie, o hanno scritto a proposito di Taormina. Una di queste tappe è Casa Cuseni, che è una casa museo che ha accolto tantissime muse del passato, ma è anche un tesoro inestimabile di pezzi d'arte o di antiquariato. 21 luoghi contraddistinti da 21 pannelli che riportano la descrizione della tappa in quattro lingue con una fruizione anche diciamo moderna tramite QR code, ed è un percorso che si può svolgere in autonomia grazie appunto alle brochure che abbiamo stampato e ai QR code presenti su ogni pannello, ma che possiamo anche far diciamo fruire a un turista più esigente attraverso l'APE Calesse. L'APE Calesse è questo mezzo molto vintage prodotto da Piaggio.